prima uscita ufficiale dei tre candidati alla presidenza della Regione Abruzzo, Sara Marcozzi, Giovanni Legnini e Marco Marsiglio, qui al Castello Orsini di Avezzano, su invito della Confagricoltura per affrontare tra gli altri i temi legati proprio al comparto agricolo, una voce importante dell'economia della nostra regione. I tre candidati alla presidenza della regione hanno potuto illustrare alla folta platea le idee ed i provvedimenti per sostenere l'intero comparto, le idee del centrodestra per quanto riguarda questo comparto. E intanto farlo funzionare, è un comparto che per colpa della regione Abruzzo ha buttato le risorse, abbiamo speso meno del 10% delle risorse disponibili, rischiamo a fine anno di dover restituire decine e decine di milioni, quasi 90. È un lusso che non ci possiamo permettere, la regione deve diventare, come dire, il volano per lo sviluppo di un'agricoltura di qualità che pure in Abruzzo esiste, l'Abruzzo da mangiare all'Italia e al mondo con i suoi prodotti enogastronomici, con la sua agricoltura, ed è un punto di forza che noi dobbiamo potenziare per fare di questa terra una terra fertile e ricca. Le idee della sua coalizione per sostenere questo comparto, Legnini? Velocizzare le procedure per l'erogazione, l'approvazione e l'erogazione dei contributi rinvenienti dal PSR, quindi rispondere alle domande pressanti che provengono dal mondo agricolo e dalle loro associazioni, favorire l'innovazione, favorire l'insediamento dei giovani e, ripeto, far sì che l'agricoltura abruzzese svolga un ruolo da protagonista sui mercati nazionali e internazionali. Sara Marcozzi, primo confronto ufficiale dei tre candidati, ci si confronta sui temi dell'agricoltura, un comparto molto importante per la nostra regione. Un comparto fondamentale che è stato trascurato negli ultimi 10 anni sia dal governo di centrodestra che da quello di centrosinistra. Gli uffici, il dipartimento è di fatto depotenziato, ci sono posti vacanti, per cui già all'interno soltanto della macchina amministrativa regionale gli uffici non funzionano. La programmazione del PSR, di tutti i fondi disponibili, è stata un vero e proprio fallimento, per cui c'è bisogno di investire meglio e di aiutare, insomma, questo comparto che per noi sarà, deve essere e sarà, insomma, il volano della nostra economia.